Il ponteggio mobile per il restauro della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano avanza come un lentissimo treno in questo video in timelapse. L'ultimo viaggio durante una notte di mezza estate è durato 5 ore. La struttura alta 26 metri, dotata di 8 piloni di 6 metri su cui è collocata la piattaforma, ha percorso circa 50 metri su due binari di 15 metri sistemati lungo l'ottagono che venivano riposizionati non appena attraversati dalla struttura. A dicembre il ponteggio sarà quindi trasferito sull'ala della galleria verso via Silvio Pellico per raggiungere la parte opposta che sbocca in via Ugo Foscolo. La fine del restauro è prevista per aprile 2015, giusto in tempo per l'Expo.